sinistro prelibato sempre decisivo di Paolo Dybala. Ragazzi, la Roma conquista una vittoria fondamentale, pronta risposta per la formazione giallorossa in questa domenica dedicata alla 18ª e penultima giornata del girone d'andata del campionato. 3 punti fondamentali viste le vittorie quest'oggi di Lazio e Atalanta. Continua la lotta Champions League, anzi si infiamma la lotta Champions League con il Milan, secondo in classifica a quota 38 punti, Juventus ed Inter a quota 37 e poi Lazio, Roma, le due romane e l'Atalanta a quota 34. Si infiamma quindi la lotta per l'obiettivo, per il sogno Champions League, grazie al sinistro, come detto, prelibato, delizioso, sempre decisivo di Paolo Dybala, che dopo la giocata da fuori classe giovedì sera all'Olimpico a decidere l'ottavo di finale contro il Grifone, contro la formazione di Alberto Gilardino, perché è entrato e ha cambiato letteralmente il segno di quella partita con un gol dei suoi, partendo da 25 metri, rallentando, ripartendo e beffando l'intera difesa del Grifone. Questa sera, prima su sponda di Tammy Abraham, che non va a segno come era successo 7 giorni fa con il tap-in a tempo ormai scaduto a San Siro contro il Milan, ma regala 2 assist a Paolo Dybala, al compagno di reparto, 2 assist pesantissimi. Il primo a fine primo tempo e una bella sponda di petto per il sinistro con una leggera deviazione di Milenkovic a beffare completamente Terracciano. Una partita che è cambiata al 24esimo con la decisione di Giua di estrarre il secondo giallo a Dodò per il secondo intervento su Zalensky, quindi Fiorentina in 10 uomini, Fiorentina che da quel momento in poi ha cambiato letteralmente la tattica del match con Italiano che ha deciso di eseguire immediatamente un cambio, lasciare fuori Duncan e al suo posto è entrato Lorenzo Venuti per poter ricomporre la retroguardia viola. Una Fiorentina che nel corso del primo tempo si era avvicinata dalla porta di Rui Patricio con il tentativo, con lo squillo di Amrabat al minuto numero 22, senza però comunque creare delle vere occasioni da gol. A fine primo tempo la decisione poi di lasciare fuori un doppio cambio con Nico Gonzalez e Anthony Barak, fuori invece un negativo, un bocciato completamente Jovic lì davanti con pochi palloni toccati ma soprattutto assente nella fase di ripartenza, nella fase offensiva viola. Ma arriviamo comunque alle 2 azioni che hanno deciso il match. La prima, come detto, Il controllo da un lancio lungo di Celik, il controllo, poi lo stop e l'assist di petto per il sinistro di Paolo Dybala, e poi lancio lungo, un'azione tutta di prima ben elaborata con Mancini e Cristante che vede la partenza, lo scatto di Tammy Abraham che poi lavora comunque con grande intelligenza un pallone sul secondo palo ben appostato di Dybala, deposita in rete il più semplice dei tap-in per il 2-0, che è la sicurezza per la formazione di José Mourinho, che arrivava quest'oggi da una vittoria nelle ultime 4 gare, dalla vittoria ottenuta nella prima uscita del 2023 qui all'Olimpico di misura contro il Bologna di Thiago Motta, 3 su 3 all'Olimpico per la formazione
giallorossa in questo nuovo anno dopo il successo contro la formazione Felsinia di misura. La vittoria contro il Grifone arriva questa vittoria con grande sicurezza contro la Viola in un match mai semplice, quindi continua come detto questa lotta, questa bagarre Champions League all'Olimpico, grazie alle due prodezze, anzi grazie alla prodezza nel corso del primo tempo di Paolo Dybala e al contropiede perfetto chiuso dal duo Abraham Dybala. Dybala che si prende letteralmente la Roma e la trascina con una doppietta memorabile. All'Olimpico vola, convince, vince la Roma di José Mourinho. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale. E seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!